Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi si parla di come migliorare live. Come vedete però siamo sempre nello stesso posto di sabato scorso e quindi mentre vi dico tutte le cose con cui vi rompo le scatole tutte le volte vi faccio fare un giro. Quindi per prima cosa iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare le notifiche cliccando la campanellina così tutte le volte YouTube vi dirà quando uscirà un mio video. Vi ricordo che i miei video da adesso escono il martedì e il sabato sempre alle 11:30. Due video a settimana e non solamente più uno. Inoltre vi ricordo i miei due social principali che sono Instagram e Facebook, perché lì metto un po' di foto, un po' di consigli, sempre che riguardano ovviamente la batteria, ma al di là di quello che faccio su YouTube. Ne avete mai sentito parlare di registrarvi? Tutti i grandi batteristi dicono registratevi sempre, sia in studio sia quando andate a suonare live. Perché è importante registrarsi? Perché riascoltarsi fa capire tantissime cose. Io all'inizio dicevo sì vabbè, ma suono e poi se mi registro che cavolo me ne faccio? La percezione che si ha quando suoniamo e la percezione che si ha da fuori, quindi quando ci ascoltiamo, è completamente diversa. È capitato di suonare e dire questo concerto è andato proprio male, ho suonato male. Poi mi sono riascoltato ed era completamente il contrario. Cioè, avevo suonato bene, però purtroppo è successo anche il contrario. Nel senso, sono sceso dal palco gasatissimo perché avevo suonato benissimo e poi il concerto era stato uno schifo. Io grazie a questo mi sono accorto veramente di tante cose. Ad esempio, avevo sempre un costante flam tra cassa e rullante. Pochissimo, però quando suonavo cassa e rullante insieme non erano perfetti, ma erano sempre un pochettino divisi. Quindi si sentiva quel flam che dava un fastidio pazzesco. Oppure un'altra cosa, quando suonavo senza metronomo mi accorgevo che l'inizio della canzone e la fine della canzone erano 2 bpm diversi. Magari cominciavo la canzone in un modo e la finivo a 10 bpm sotto. Però ovviamente suonando non mi accorgevo di questa roba, me ne sono accorto solamente registrandomi. Quindi tutte queste cose che non vanno, pian pianino le metti. Non mi hai preso. Quindi secondo me una cosa importantissima per registrarvi è quella di non registrare solo un live e basta. Registratene due o tre, poi se ce n'è uno che abbiamo suonato malissimo e negli altri due abbiamo suonato da paura, facciamo una media delle due cose. L'altro consiglio che vi do è quello di prendere la vostra telecamera nei vostri due o tre video live che farete e non posizionarla sempre nello stesso punto. Ad esempio i miei due video che ho fatto l'ho posizionata una volta dietro il timpano, nell'altro live però l'ho posizionata sopra al palco, perché ad esempio il fatto di guardarsi da sopra mi aiuta un sacco a capire i miei movimenti, a capire se suono bene in mezzo ai tamburi, capire ad esempio se uso la tecnica Müller nel modo giusto. Tra l'altro, se non sapete che cos'è la tecnica Müller, me lo scrivete qui sotto e probabilmente potrei fare un video il sabato alle 11:30. E poi una cosa un po' malata, però a me piace: cercate di trovarvi delle sfide, sfidate voi stessi. Io ad esempio faccio questo giochino tra virgolette. Molti di voi che mi seguono su Instagram avranno visto che praticamente in tutti i concerti metto il mio cellulare qui e faccio una storia in cui suono. In pratica io metto il cellulare lì, se io sbaglio, se faccio giusto, se cado dal seggiolino, se faccio qualsiasi cosa, devo postarlo per forza. In quei 15 secondi devo essere perfettamente concentrato a suonare nella maniera giusta. Quindi ovviamente non è che adesso dovete far così per forza, però cercate qualcosa per rimanere concentrati. Ma perché ho tutte le mosche addosso? Che tra l'altro le mosche di solito si posano
Allora, ultima cosa, vi dico un po' come registro e vi do alcuni consigli su come registrarsi. Per prima cosa, registratevi in qualsiasi modo. Registratevi col vostro cellulare, con la vostra fotocamera che avete, con quello che volete. Vi dico quello che uso io di solito. Per registrarmi video, questa GoPro Session Hero 5, che non si vedrà mai nella vita probabilmente. Praticamente è piccolissima, cioè guardate in confronto alla mia mano quanto è grande. Quindi è portabilissima e registra veramente bene. Praticamente questa telecamerina qua non ha lo schermo, perché lo potete attaccare al vostro cellulare, lo attaccate tramite wifi e vedete quello che registra questa sul vostro cellulare. E come audio non è male, quindi volendo si potrebbe anche usare solamente questa, ve la lascio qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda l'audio invece, io di solito uso questo Samsung microfonino, non so come si chiama, Samsung, quindi ve lo linko in descrizione. In pratica questo microfonino qua è molto bello, è veramente piccolo e poi più che altro ha i piedini che si tirano giù e voi lo potete appoggiare tranquillamente dove volete. Oppure abbiamo anche la possibilità di agganciarlo a un'asta microfonica grazie a questa filettatura. Qui dentro si vedrà la filettatura, basta che lo agganciate a un'asta microfonica e poi lo potete lasciare lì. In più è USB, quindi lo attaccate al vostro computer, io di solito l'attacco al computer e registro. Vi cercherò però magari degli adattatori per attaccarlo al cellulare. Il consiglio che vi do è di cercare di mettere questo microfono più o meno dove siete voi, perché se lo mettete in basso sicuramente vi prenderà tantissima cassa, quindi quello che sentirete sarà un po' sfalsato. Io ti consiglio di metterlo dietro, ad esempio qui, perché quello che andrete a sentire è quello che avete sentito più o meno voi mentre suonavate con le vostre orecchie. Quindi con questo spero di avervi tolto un po' di dubbi, spero vi registriate, mi raccomando fatelo perché è importante. Io vi ricordo ancora che qui sotto ci sono i link ai miei social, ci sono ovviamente i link a tutte le cose che vi ho descritto e soprattutto c'è anche il link al sito GasTube. Ovviamente se il video mi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto e qui sotto commentate anche se avete qualsiasi dubbio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!